Ciao, allora, nuova review per noi portatrici di ciglia sfigatelle. Questo è il mascara Benefit Bad Curl Lash. Fatemi dire subito che questo mascara ha delle ottime review. Quindi, come al solito, vi lascio all'applicazione e ci vediamo subito dopo, così vi do subito dopo, così vi do le mie impressioni. Vediamo cosa ho combinato. Questa era l'applicazione del Bad Girl Lash. Cosa ne penso? Il problema maggiore e principale per il quale non comprerei più questo mascara e non lo suggerisco per le portatrici di ciglia sfigatelle è il fatto che ha questo applicatore che è una cosa enorme. Adesso mettiamolo a confronto, aspettate, adesso così, con ad esempio il mascara, il Manga, che è uno dei mascara che ho recensito. Allora, vedete? Si vede che decisamente il Bad Gall è molto più grande, molto più ha le setole molto più lunghe rispetto al manga e in generale appunto è più grande. Questo indubbiamente è un grandissimo problema perché pur essendo un mascara secco, quando dico secco non ha grumi, quindi un'applicazione davvero molto pulita, però il problema è che è davvero difficile maneggiare uno scovolino così largo con delle ciglia, soprattutto se si hanno delle ciglia corte. Però l'applicazione è molto pulita, credo che si sia visto. Però sì, lo scovolino mi toglie qualsiasi desiderio di provarlo di nuovo e continuare ad utilizzarlo o acquistarlo nuovamente, proprio perché non è comodo per chi, come noi, ha delle ciglia sfigatelle. Credo comunque che sia un ottimo mascara. Come al solito, fateci sapere qui sotto se è un mascara che avete provato, magari avete delle ciglia più lunghe, quindi potete dare il vostro input anche per le ragazze che non hanno le ciglia sfigatelle. E vogliono sapere come si trovano con questa mascara, perché lo ripeto, io ho visto delle review molto positive, però ovviamente su delle ciglia come le mie il risultato, come al solito, è diverso. Ed è tutto come al solito, spero che abbiate trovato questa review utile e la ricerca continua. Al prossimo mascara. Ciao.